Andiamo a conoscere la storia di due famiglie. Da una parte c'è il babbo Riccardo, dall'altra c'è la mamma Barbara. Entrambe queste famiglie hanno deciso di non pagare il contributo volontario scolastico richiesto quando hanno iscritto i loro rispettivi figli alle scuole di Arezzo. I tre figli di Riccardo, ad esempio, frequentano le elementari Pioborri e la media alla 4 novembre, mentre invece il figlio di Barbara frequenta l'ITIS. Non avendo pagato, hanno tutta una serie di dubbi e hanno anche formato un gruppo, quello dei genitori in rivolta. Sentiamo. Non consegnano il libretto delle giustificazioni per suo figlio che frequenta l'ITIS di Arezzo. Perché? Beh, la cosa parte un pochino da lontano, nel senso che parte dal 2011 in relazione al contributo scolastico volontario. E le famiglie ne sanno molto poco, purtroppo anch'io fino a poco tempo fa ne sapevo molto poco, ma bisogna sapere che fin dalle elementari viene richiesto alle famiglie un contributo che viene fatto passare come obbligatorio, ma è assolutamente volontario, che parte da una cifra magari più bassa per le elementari, ma sono delle cifre piuttosto consistenti quando si arriva alle superiori. In particolare l'ITIS richiede 75 euro di contributo, almeno fino al 2011, e un contributo, ripeto, che non è una tassa obbligatoria. Quando la scuola richiede un contributo, lo fa in maniera richiede il contributo volontario, che è quello sancito dalla legge 40/2007, cosiddetta legge Bersani, ed è un'erogazione assolutamente liberale che può essere richiesta alle famiglie per ovviare all'ampliamento dell'offerta formativa. Cioè, ampliamento quindi vuol dire che c'è già un'offerta formativa a scuola, a miglioramento della innovazione tecnologica e miglioramento dell'edilizia scolastica. Che succede in realtà? Ha specificato più volte che si tratta di un contributo volontario. Le famiglie possono anche non pagarlo? Certamente, possono anche assolutamente non pagarlo in base alla legge, alle leggi che ci sono. Cioè, c'è la legge 9 del 99, c'è addirittura la finanziaria del 2007, che sancisce la gratuità della scuola dell'obbligo, quindi niente dovuto ed è assolutamente un'erogazione liberale. Ora, e allora perché non le danno il libretto di giustificazioni, ad esempio? Lei non ha pagato questo contributo? Io non ho pagato questo contributo. In realtà chiedendo già dal 2011, diciamo la specificazione delle singole voci che compongono questo contributo. Mi è stato risposto dalla dirigente scolastica che queste voci riguardano, addirittura mi sembra nella, posso anche ovviamente presentare anche quello che mi è stato scritto, esattamente il 9 settembre del 2011, l'importo forfettario praticamente comprende 8 euro per l'assicurazione, 5 euro per il libretto delle giustificazioni, 4 euro per la partecipazione e frequenza a gruppi sportivi, 0,71 per costo pagella, oltre al costo per i materiali didattici e di consumo dei laboratori, eccetera, eccetera. Quindi lei ha pagato 5 euro? No, non ho pagato niente, nel primo anno non ho pagato niente, ho fatto anche scrivere dall'avvocato, perché secondo me materiali didattici e di consumo per i laboratori, fotocopie, libretto delle giustificazioni, non rientra nel contributo volontario, perché non mi risulta che il libretto delle giustificazioni sia un ampliamento di offerta formativa, anche se invece il dirigente scolastico afferma di sì nella sua successiva lettera di risposta al mio avvocato. E quindi, insomma, che cosa le ha detto il dirigente scolastico? Mi ha detto che assolutamente dovevo pagare questo contributo. In realtà poi il libretto delle giustificazioni nel 2011 mi è stato dato lo stesso, in segreteria, non mi è stato chiesto niente. Quindi il problema non si è posto per il 2011. Il problema si è posto per quest'anno scolastico, perché io sono andata per richiedere il libretto delle giustificazioni, ovviamente per l'iscrizione non c'è stato problemi perché scuola dell'obbligo, ragazzi, quindi la scuola dell'obbligo non richiede assolutamente niente, e sono andata per richiedere il libretto delle giustificazioni e mi è stato detto: ah, ma lei è quella che non paga il contributo, allora devo sentire. Guardi, dico che io ho una lettera datata 9 settembre 2011 in cui il dirigente scolastico afferma che il libretto delle giustificazioni costa 5 euro, voglio pagare 5 euro previo rilascio di ricevuta.
Allora la segretaria è andata a chiamare il responsabile amministrativo, il quale è uscito e mi ha detto che se io non voglio pagare il contributo di 75 euro, quest'anno hanno messo un contributo obbligatorio di 30 euro, in cui è tutto ricompreso, e che è obbligatorio perché è stato deliberato dal consiglio d'istituto, che evidentemente per l'istituto tecnico è un organo che va al di sopra della legge, perché legifera, fa addirittura le leggi a cui tutti i genitori devono attenersi, decidono anche per me, è una cosa che secondo me non sta né in cielo né in terra, comunque niente, quindi mi è stato detto che dovevo assolutamente pagare questi 30 euro e mi ha detto addirittura, guardi che questi 30 euro, addirittura c'è il pass e la password, lo sa che in questo istituto tecnico se suo figlio non ha il pass e la password non può entrare a scuola, non può frequentare? Io ho detto, ah, vuol dire che se lui una volta non ha il pass e la password, per entrare a scuola non lo fate entrare, cioè scuola dell'obbligo, mi impedite l'entrata del mio figliolo in istituto. Sì, vada dalla vicepreside e si spieghi. Sono andata dalla vicepreside, gli ho spiegato un po' il fatto e ho scritto conseguentemente un'altra lettera al dirigente scolastico in cui lamento la mancata consegna del libretto delle giustificazioni. Lei mi ha risposto con lettera del successiva, te lo dico subito, del 19 ottobre, dicendo che il libretto delle giustificazioni non rientra fra gli strumenti necessari a garantire i livelli essenziali del servizio scolastico, ma è anzi ampliamento dell'offerta formativa. Poi l'ha deliberato il Consiglio d'Istituto e quindi assolutamente bisogna attenersi a quello che è il Consiglio d'Istituto. E io gli ho detto, ma io lo volevo pagare. Nella mia lettera io dicevo, perché lei mi dice in questa del risposta del 19 ottobre, guardi che lei lo deve pagare perché questo libretto non deve essere a carico dello Stato, ed è vero, perché la circolare ministeriale dice che il libretto delle giustificazioni eventualmente il genitore lo deve pagare. Benissimo, io lo pago, ma pago il libretto, perché la circolare ministeriale del 20 marzo mi dice anche che io posso pagare una singola voce di quello che compone il famoso contributo volontario, e se io posso pagare una singola voce, voglio pagare solo il libretto. Insomma, da tutta questa matassa ne è venuta fuori per adesso? No, assolutamente no per adesso, nel senso che io ho scritto al dirigente scolastico, il quale dirigente mi ha risposto. Io ho risposto anche che lei, non fornendomi il libretto delle giustificazioni, che ripeto, io volevo assolutamente pagare, però solo il libretto. Io volevo dire anche che sottopone mio figlio a una discriminazione, e le discriminazioni a scuola si superano, non si alimentano. Il dirigente mi ha detto che proprio in virtù del fatto che io non pago il contributo scolastico volontario, quello di 30 euro che loro considerano obbligatorio, io allora discrimino mio figlio. In base a questo io allora veramente ho scritto al MIUR, ho scritto all'ufficio, in realtà all'ufficio regionale scolastico per la Toscana, all'attenzione del direttore generale, esponendole il caso, mandandole per fax anche tutto il carteggio intercorso finora, e sto aspettando una risposta. Ci sarebbe parecchio da aggiungere, nel senso che la gita scolastica fa specie che il Ministero parli addirittura di gite scolastiche, sono viaggi di istruzione, sono uscite didattiche, non gite. Le gite sono tutta un'altra cosa. E è strano che queste vengano considerate come delle spese sostenute per conto delle famiglie, come se fossero le famiglie a spingere ai viaggi di istruzione. Sì, è probabile che ci sia una soddisfazione nel vedere che i ragazzi fanno gruppo e lavorano anche al di fuori della scuola, ma tutto ciò rientra nell'ambito delle offerte formative. E quindi farle rientrare in una attività che viene svolta a nome delle famiglie, per conto delle famiglie, mi sembra alquanto strano. In tutto ciò rientra la questione dell'assicurazione, perché l'aspetto infortuni è un aspetto che sicuramente è indispensabile nel momento in cui
la copertura dell'assicurazione INAIL non copre tutte le attività che potrebbero essere svolte al di fuori dell'ambiente scolastico, quindi tutte le uscite di istruzione, i viaggi e quant'altro non è coperto dalla copertura dell'INAIL, che tra l'altro presenta dei massimali che non sono così elevati. D'accordissimo, ma perché i genitori si devono far carico di una copertura antinfortunistica per attività che rientrano nell'ambito dell'attività didattica? Altra questione è la responsabilità civile. C'è una responsabilità civile anche dei genitori quando anche un minore produce del danno. Ci sta una vasta letteratura giuridica che distingue tra la colpa in educando e la colpa in vigilando, e ci stanno svariati aspetti che devono essere considerati. Anche qui però deve essere chiaro, e quello che è evidente, c'è una mancanza di trasparenza, una mancanza di chiarezza dei rapporti tra le istituzioni scolastiche e la componente genitori. E la chiarezza sarebbe nel fatto di dire con estrema semplicità: c'è bisogno di una assicurazione per responsabilità civile, ma questa assicurazione per responsabilità civile è una tutela anche per i genitori, e in ogni caso è una adesione di tipo volontario, mai un'adesione di tipo obbligatorio. E in più deve essere chiarito anche il fatto che se c'è una copertura per responsabilità civile nei confronti di terzi, non c'è bisogno di aggiungere un'ulteriore polizza assicurativa. È chiaro che poi le cose si vanno a complicare, perché nel momento in cui si stipulano queste assicurazioni con le agenzie assicurative, è difficile distinguere tra la polizza per infortuni, la polizza per responsabilità civile e quant'altro. La questione in ogni caso è una questione che deve essere affrontata, perché il giro di denaro che c'è intorno a questa questione delle assicurazioni è enorme, è assolutamente gigantesco. Una scuola di dimensioni come gli istituti comprensivi di Arezzo spende qualcosa come dai 15 ai 17 mila euro di assicurazione annua per i ragazzi, e tutto ciò è sulle spalle dei genitori. E se consideriamo quante scuole ci stanno sul territorio nazionale, c'è da immaginarsi di qual è l'enorme giro di soldi che c'è su queste faccende. E è comprensibile che ci siano delle difficoltà, in particolar modo in un momento di crisi, sia da parte delle amministrazioni e sia da parte delle persone, e sarebbe bene cercare di trovare delle modalità più corrette per far sì che ci siano coperture assicurative, tra l'altro di ragazzi che vivono e frequentano scuole che sono scuole dell'obbligo oltre che scuole pubbliche, e non c'è da dimenticarsi mai di questo aspetto. Ecco, insomma, voi avete in questo periodo scandagliato, capito, insomma, tutti i vari aspetti. Avete anche parlato con altri genitori che magari frequentano le stesse scuole dei vostri figli? Avete trovato altre persone che la pensano come voi, che stanno seguendo, insomma, un po' queste battaglie? Per fortuna sì, ci stanno tante persone che cercano di comprendere un po' di più, anche perché, ripeto, quello che colpisce, non in tutti i casi, non nella stessa maniera, ma è la mancanza di trasparenza e di chiarezza nei rapporti che intervengono tra la scuola come istituzione e i genitori come componente, che è una componente attiva del mondo scolastico. È una cosa scontata, per esempio, per tanti, anche all'interno dei consigli, l'obbligatorietà dell'assicurazione. Io personalmente ritengo che non sia così scontato.
indispensabile non è sinonimo di obbligatorio. E bisogna distinguere i due casi e bisogna anche comprendere chi si deve far carico per suo dovere istituzionale anche di una situazione di promozione di effetti assicurativi nei confronti di coloro che stanno all'interno di una struttura che è una struttura di fatto pubblica e, ripeto, è obbligatoria. È una questione che deve essere affrontata perché il giro di denaro che c'è intorno a questa questione delle assicurazioni è enorme, è assolutamente gigantesco. Una scuola di dimensioni come gli istituti comprensivi di Arezzo spende qualcosa come dai 15 ai 17 mila euro di assicurazione annua per i ragazzi, e tutto ciò è sulle spalle dei genitori. E qui è un invito proprio ai genitori di non lasciarsi confondere fra contributi volontari e tasse erariali, che sono un'altra cosa. Il nulla è dovuto fino all'età dell'obbligo scolastico, che è 16 anni, quindi il contributo è assolutamente volontario, una erogazione liberale, ma soprattutto è inaudito che venga fatto passare come obbligatorio e che si effettua una sorta di autotassazione nei confronti delle famiglie, richiamate quasi, visto che i tagli che ci sono al governo, a un dovere morale per far andare avanti la scuola pubblica. Ricordiamo che la scuola pubblica è un diritto di tutti, i ragazzi hanno diritto alla scuola pubblica. Ultimamente ci sono battaglie in questo senso degli studenti, da parte degli insegnanti, e vorrei che si unisse, che sapessero che c'è una battaglia anche da parte dei genitori, i quali sono stanchi di dover pagare per ciò che per cui già pagano. Io sono una dipendente e ho pagato tutta la vita le mie tasse, ben volentieri, non sono un evasore fiscale, ma sono trattata da inadempiente evasore fiscale e guardata male se non verso il contributo volontario, come se io non versassi mai niente per la scuola. Ricordo che le tasse dalla mia busta paga, che vengono tolte dalla mia busta paga, come le tasse che vengono tolte dalla busta paga di altri, sono destinate per il funzionamento della scuola, della sanità, e noi paghiamo sempre il doppio, sempre due volte, quindi è un ticket in più ed è un dovere a cui assolutamente ci richiamano continuamente. Questa cosa deve finire, noi vogliamo divulgare questa informazione, invitiamo i genitori a contattarci. Noi abbiamo una casella di posta elettronica che abbiamo fatto, perché le richieste sono diverse. La casella di posta elettronica è genitori in rivolta, tutto attaccato, genitori in rivolta @gmail.com, e quindi ci potete inviare esperienze, potete richiedere in assoluta tranquillità informazioni e quant'altro, e scambiarci esperienze, scambiarci opinioni in difesa della scuola pubblica, dei nostri ragazzi, e anche per contrastare questa tendenza a erogare contributi alle scuole private sottraendoli alla scuola pubblica. Allora è un controsenso allucinante, magari si comprano veramente gli F-35 e non si danno i soldi alla scuola pubblica, che crolla a pezzi. Quindi io vi invito veramente a contattarci ora o mai più. Grazie.